Nell'ultimo episodio del suo podcast Non lo faccio X Moda, Giulia Salemi ha conversato con Beatrice Luzzi, figura centrale della 17ª edizione del Grande Fratello. Durante l'intervista, l'attrice ha condiviso le sue impressioni sulla vita all'interno della casa di Cinecittà, lanciando alcune frecciatine ai suoi ex compagni di avventura. Beatrice ha confessato di avere mantenuto contatti solo con Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso e Stefano Miele, mentre ha etichettato Mirko Brunetti come uno stratega, provocando la reazione dello stesso. Beatrice non ha risparmiato critiche nemmeno verso Perla Vatiero, rimarcando la sua sorpresa per l'ignoranza mostrata da alcuni partecipanti, come quando l'influencer di Angry ammise di non sapere chi fosse Omero. Questo commento ha scatenato una risata incontrollabile in Giulia Salemi, una reazione che ha suscitato il disappunto dei numerosi sostenitori della vincitrice del GF. Su X, precedentemente noto come Twitter, i fan di Perla hanno prontamente reagito, riportando alla luce alcuni gaffes di Giulia durante la sua partecipazione al GF VIP. In risposta, Giulia ha mostrato il suo sostegno a chi la difendeva, mettendo like a tweet favorevoli a un post che criticava i fan di Perla e Mirko. Fare un podcast, farlo bene e invitare chi cao ti pare significa anche sopportare le shipper disagiate che attribuiscono a te le dichiarazioni dei tuoi ospiti. Questa azione ha alimentato ulteriormente la rabbia dei fan di Perla, intensificando la polemica,